Vieni qua che le pareggiamo. Sta filmando, lampeggia di rosso? Sì. Vieni qua di fianco che le pareggiamo, dietro 10 metri. Ho capito, strada, la stretta è strada! Se mi fai guardare che non arriva nessuno, muoviti! Ok. Fame. Pensavo mi dicessi che ti scappa già la pipì. Beh, quello non ci sto pensando. Boh, anche la discesa che porto giù da San Marco è finita. Siamo a Morbegno. Adesso usciamo dal paese. Ti credo di mangiare? Tipo di prosciutto cotto. Polenta. Polenta. Adesso siamo arrivati sulla super mega statale e basta, praticamente il divertimento è finito fino alla prica. Sì. Beh, comunque per ora c'è la piacevole temperatura di 24.1 gradi, che direi che è veramente perfetta. Oh, guarda che bella giornata, rilassante. Finalmente c'è il cielo azzurro e non quel cielo grigio che sembra novembre. Sì, no, mi stavo facendo della depressione. Mi piacerebbe provarla. Una Tesla. Anna wanna way. Ma Leo si impallao. Quello ogni volta che si impalla il computer. Ma tra l'altro quando è che è stato? Quando sono andata. Ah sì, quando sono andata a Cremona c'era un paese che si chiamava Maleo. Infatti sono passata, ho cantato oh ma Leo si impallao. Oh ma Leo si impallao. Ta 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 ra ta ta ta. Yeah. Allora lo dico piano. C'è proprio una bella giornata anche guardando in avanti. Sì. Fans, preparazione per qualunque cosa stia venendo giù là, ma mi sembra che ne stia venendo giù veramente tanta a vedere da qui. Ma noi dobbiamo andare verso di là, vero? Sì. Bello. Antipioggia tattico Decathlon. Perché occupa meno spazio, però se non tolgo il casco non riuscirò mai a mettermelo. Bene fans, siamo pronti a ripartire, abbiamo messo il Kiwi sotto alla tuta in pelle con il cappuccio del Kiwi sotto al casco. Meanwhile, verso l'infinito e oltre in questa statale. Il diesel 1,19, pochissimo. A parte che anche all'ipera l'1,13 mi sembra. 1,13, sì. Andiamo a fare benzina in uno dei distributori più economici della Valtellina, che magari uno non lo sa. Praticamente dietro all'Iperal c'è questo distributore 1,26,9. Incredibile, forse è l'unica cosa bella della quarantena. Che la benzina sia scesa di prezzo? Sì. Dove possiamo andare? Vai dietro, non lo so. Allora, mi metto qua in mezzo e vediamo chi si sposta per primo. A few moments later. Suona il clacson per pareggiare le telecamere. Senza chiave come suona il clacson? Non me lo puoi spiegare? Pensavo così potesse. Sempre bello la tua partecipazione al mondo. Cioè sembra che scopri oggi che senza la chiave la moto non va. Senza Luna, senza la chiave la moto non va. E vabbè, il clacson. Pensavo. La vedo. Che galleggia. Cosa? La cacca nel WC? No, la benzina. Comunque anche lo vedo che galleggiava. Boom, 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 boom. Grazie. Beh, 9,43 euro per due moto. Non male. Hai girato la chiave? Sì. Ma perché senza chiave la moto non si accende. Ma la GoPro chi era? La accendiamo quando arriviamo alla prica.
Ma sta meditando? Sì. Sul da farsi? Ma se vado di là non c'è meno traffico? Aspetta che è zero. Siccome tutti gli indicatori della benzina non è che siano proprio il massimo dell'affidabilità, ormai abbiamo imparato quanti chilometri si fanno con un pieno e ogni volta che facciamo benzina, cioè almeno io, Luna, tipo si dimentica la maggior parte delle volte di farlo. No, l'ho fatto anche io. Ah, fuori di romperti i maroni hai imparato allora. Vedi che rompere i maroni serve? E comunque ogni volta lo azzeriamo, così sappiamo che facciamo sempre tra i 220 e i 240 chilometri circa. E così ci regoliamo coi benzinai prima che parta la riserva e si vivono brutti momenti in cima al passo, dove poi il benzinaio chissà dov'è, se è in riserva si è fregato. Ma questa strada qua esce fuori in fondo? Boh, spero di sì. Sempre bello il tuo ottimismo. Ma perché non è una strada che sale? Dove sale? Ma va, uscirà fuori la rotonda. Ah. Esce prima della rotonda. C'è più traffico che sulla statale. Bene. Tipo adesso. Ci sei? Comunque, stare su Abema... Cioè, troppo tempo come stiamo facendo adesso, che cioè, sono sempre lì, mi fa venire la depressione. A te magari. A me sì, no, a me sì. Giuro. E però Luna, a casa nel casino non eri contenta, a Bema nella tranquillità non sei contenta. Eh no, deve esserci una via di mezzo. No, vabbè, ma a casa, ma non è, a casa non è casino. Cioè, è Milano è casino. Ma intendo per il lavoro. Ma no, ma io non dico per il lavoro, è proprio lo stesso, cioè, è in generale. E basterebbe scendere ogni tanto. Sì, ma anche per il fatto che, vabbè, prima c'era la palestra. Ma Luna, ma se facesse bello ogni tanto in settimana che alla sera non c'è nessuno, si potrebbe anche dire vado a fare un giro colico, mi prendo un gelato, faccio due passi sul lago, tanto in mezz'ora sei giù. Il problema è che ogni sera diluviava, pioveva, faceva freddo, dove c***o vuoi andare con quel tempo lì? Sì, è quello il problema, che è una buona merda il tempo e... cioè, è un po' depression. Comunque quando vedo la gente col casco aperto senza neanche gli occhiali da sole mi domando come facciano. Sì, no, infatti... O anche quelli senza guanti. Sì, buona. Bello, ho appena preso un animale che ha lasciato tutto il sangue proprio in centro alla visiera. Duh. E quando ci fermiamo lo pulisco perché... che schifo. Guarda. Che schifo. Probabilmente era una mosca perché l'ho proprio vista arrivare. E un attimo c'era, l'attimo dopo non c'era più. Guarda che bello con tutti i vigneti, le viti, bello, le montagne, il sole, il verde. Il sole è una cosa rara ultimamente. Il verde è conseguente al fatto che ha bevuto per un mese. Sembra ancora più piccola della nostra sta moto qua davanti. Ah. Cioè, a parte che è d'epoca. Ma va? Minchia, non vedi quanto è vecchia. MC. MC non vorrei dire stronzate, ma penso sia la targa di Massa Carrara. Quando c'erano ancora le targhe con le iniziali della provincia. Ah. Bene, dopo molta statale siamo arrivati al bivio della Prica. Necessario da fare per andare a fare il Gavia, perché se si va dritto si arriva direttamente a Bormio e allo Stelvio, invece noi... vogliamo fare la sporca. Andiamo a fare Aprica, Tonale, Gavia, Stelvio e Laghi di Cancano. Tutto cercando di essere a casa prima delle... per le 7. Prima delle 19. Per le 7 perché alle 8 c'è la cena, quindi almeno un'ora per lavarmi. Ci sta, ci sta. Comunque su Aprica dobbiamo fare il cambio batterie e adesso dobbiamo accendere la GoPro davanti. Vieni qua che le pareggiamo, sta filmando, lampeggia di rosso? Sì. Vieni qua di fianco che le pareggiamo, dietro 10 metri. Ho capito, strada, la stretta è strada! Se mi fai guardare che non arriva nessuno, muoviti! Ok. Ora, in realtà la strada che va sulla Prica non è che sia proprio sta gran strada di montagna o chissà che divertimento. Perlomeno l'asfalto è decente, quello sì. Essendo un passo aperto tutto l'anno. E perché è basso? Quanto è alto? Comunque gli fanno anche più manutenzione.
i passi che d'inverno li chiudono, che non sono strade di passaggio, gli fanno anche meno manutenzione, perché alla fine non sono strade vere proprio di collegamento, ci sono altre strade di collegamento e quelle sono aggiuntive, quindi ovviamente è più curato, però sì, è basso, 1200 il paese. Ah beh, spiegazione da National Geographic. Sì, ma da premio di National Geographic, non l'ultimo documentario della lista. Siamo arrivati fin qua, là c'è il confine, non possiamo andare oltre,